Dal Salone del Design di Milano, dal Fuori Salone 2017, un oggetto di design molto interessante, ovvero LG G6. Vediamolo da vicino. Arriva proprio in questi giorni sul mercato, il prezzo è di 749 euro e dopo qualche giorno di utilizzo riesco a darvi qualche impressione, diciamo, più anche motivata rispetto ad un oggetto, insomma, che trovo molto interessante. Il dettaglio particolare lo vedete qui davanti, è il display, perché la razza cambia, vedete che è un telefono in pratica lungo e stretto, perché la ratio è quella di 18 noni. Allora, durante la presentazione di LG G6 ci è stato spiegato ad esempio che i 18 noni sono una proporzione molto amata da alcuni professionisti del cinema, sono molti ad esempio i grandi successi cinematografici che hanno scelto questa ratio particolare, diversa da quella abituale dei 21 noni. Nell'uso di tutti i giorni come si traduce? Allora, una delle preoccupazioni di molti di voi per G6 è quella della fotocamera, no? In realtà quello che potete fare è quello anche di avere un formato 18 noni, quindi una foto che prende l'intera dimensione del display, però ecco, dovete tenere conto che è un cosiddetto crop, cioè viene ritagliata in realtà un'immagine originale. Se volete cambiare la risoluzione della vostra fotografia, avete la possibilità di scattare in 4 terzi, in 16 noni oppure vedete anche in 18 noni. Se poi invece la vostra passione è quella di Instagram e quindi preferite il taglio 1:1, avete anche il formato quadrato. A proposito di formato quadrato, ecco, io mi soffermerei un attimo proprio sul funzionamento della fotocamera, perché vedete che c'è questa possibilità di attivare la modalità di base, la modalità con il quadrato, il manuale per la fotocamera e il manuale per i video. Vi faccio vedere la modalità quadrata. Anche in questo caso vedete, attivate il rapporto 1:1 e a quel punto avete diverse modalità di utilizzo, tra cui ad esempio la griglia di scatto. Questa è una modalità interessante e carina, perché vi permette essenzialmente di scattare o 4 fotografie, ve lo mostro anche in tempo reale, vedete, potete scattare 4 fotografie che poi vengono, vedete, miscelate e trasformate in una fotografia unica quando io do l'ok al telefono. Questo è il risultato finale, in pratica un collage delle 4 fotografie che vengono realizzate. L'altra cosa secondo me divertente è che in questi spazi potete mettere anche dei filmati, quindi essenzialmente muovervi con il telefono e realizzare dei filmati che vengono inseriti nei quadrati, vedete, di pochi secondi. Io adesso posso provare, facendo impazzire un po' Pasquale che mi sta inseguendo, a realizzare questi 4 filmatini. Una volta che voi avete realizzato il vostro filmato di qualche secondo, ripeto ancora l'operazione per mostrarvi, insomma, essenzialmente come può essere utilizzata, magari poi, ecco, un utilizzo più creativo di questa funzione potrebbe essere migliore, vedete che il risultato finale è quello di filmati essenzialmente che vengono miscelati e che possono essere pubblicati in tempo reale. Vedete, adesso io ho dato il via all'assemblaggio di questo filmato con i 4. Ovviamente rispetto alla fotografia ci vuole un po' più di tempo per il risultato finale, e questo è ciò che voi potreste pubblicare in tempo reale su Instagram. Diciamo, ecco, che la fotocamera di LG G6 è uno degli elementi fondamentali, e su questo allora esco dal software per farvi vedere invece la parte hardware, che è la parte posteriore. 2 sensori, uno con un'apertura, diciamo, normale, l'altro con l'apertura grandangolare. E la novità rispetto allo scorso anno è che l'apertura grandangolare è stata portata a 13 megapixel. Questo vuol dire che c'è una migliore qualità dell'immagine, che la distorsione è molto più limitata, soprattutto ai lati, perché di solito quando fate una ripresa grandangolare al lato trovate invece una ripresa con una curva molto, diciamo, le linee rette vengono in realtà trasformate in curve. Però vi faccio notare una cosa. Quello che è l'effetto, torniamo alla modalità normale per capire, vedete, allora con questo comando voi passate dalla ripresa normale alla ripresa grandangolare, però vi vorrei far notare un dettaglio, guardate con la ripresa normale che cosa sto inquadrando. Se prendo
vado a prendere un telefono con la stessa ratio, scusate, sto cercando in una delle mie 12 tasche per capire. Allora, guardate che cosa inquadra l'S8, vedete, con la sua ripresa in 16 noni normale, e che cosa invece inquadra il G6. Diciamo che è leggermente più zoomata la ripresa che in realtà dovrebbe essere originale, diciamo che la ripresa è un pochettino più stretta, e quando poi attivate invece il grandangolo vedete che avete un'apertura molto ampia. Fatemi mostrare una ripresa grandangolare di G6 con una ripresa invece in 16 noni, vedete insomma che il furgone che rientra senza alcun tipo di problema nel G6 invece è invisibile in una ripresa, diciamo, di fotocamera normale. Questo è uno degli aspetti secondo me fantastici, soprattutto quando fate delle foto tra virgolette turistiche, quando volete vedere degli spazi di città, magari di luoghi, soprattutto all'interno anche, che allora l'effetto del grandangolo diventa veramente molto carino. Altro aspetto fondamentale, cambiata anche e migliorata la fotocamera anteriore, anche se è stata diminuita la focale. Avevo una focale 2.0 nel G5, è una focale invece 2.2 questo telefono. C'è un problema di spazio che è stato essenzialmente affrontato da G6 che ha portato a questa scelta, ma guardate che il risultato finale non è che sia proprio assolutamente malissimo. Altri dettagli, allora abbiamo detto dunque la ratio del 18 noni, fotocamera anteriore che è di gran lunga migliorata, la fotocamera posteriore, quella grandangolare, è diventata di 13 megapixel, l'anno scorso invece la differenza era tra 8 e 16, sensore di impronte digitali sulla parte posteriore, attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo che viene mantenuto rispetto allo scorso anno. Altri telefoni, sappiamo, uno a caso, no? iPhone invece ha scelto di togliere questo attacco da 3 mm e mezzo, connettore con Type-C nella parte inferiore del telefono, e i controlli del volume o volume rocker che sono messi invece sulla parte laterale. Questo telefono con questo cassettino particolarmente lungo, vedete, in apertura, non si infila nel telefono in pratica come una baionetta, ma essenzialmente come una bandierina, invece serve per la nano SIM e per la micro SD che arriva fino a 256 giga di espansione. Un dettaglio tra l'altro che voglio segnalarvi di questo telefono viene proprio dal fatto che all'interno c'è un processore Snapdragon 821 con 4 giga di RAM. La batteria da 3300 mAh è un salto in avanti rispetto al G5 impressionante, ha una tenuta che veramente va ben oltre l'immaginabile. Voglio farvi vedere anche il funzionamento nella vita normale, cancello qualunque tipo di applicazione, entro nel browser in Chrome in questo caso, adesso siamo alla luce del sole, ci sono un po' di riflessioni eccetera, di riflessi, per cui riflessioni le faccio io, i riflessi li fa il display, dicevo ci sono un po' di riflessi, difficile riuscire a valutare bene insomma la qualità anche del bianco, ma fidatevi sulla parola che si tratta di un display con una ottima leggibilità. E il telefono tutto sommato è molto veloce, si comporta molto bene in tutte le situazioni. Sottolineo il fatto che in questo caso stavo usando Nova Launcher, ma per un motivo ben preciso, perché non mi fa impazzire questa soluzione. Adesso vedete sta ricostruendo essenzialmente le applicazioni, quindi non mi fa impazzire la soluzione esteticamente proprio di LG, preferisco Nova Launcher invece, che mi dà la possibilità di diciamo personalizzare molto e farlo sembrare quasi un pixel a livello proprio di funzionalità. Però vedete che accesso e uscita da qualunque applicazione tutto sommato è molto buona. Io tra l'altro sottolineo un dettaglio proprio della fotocamera che prima non abbiamo visto, che sono rimaste le modalità di cui conoscevamo già l'esistenza anche nel G5, quindi la modalità pop-out, c'è lo scatto panoramico, c'è lo slow motion e poi il time-lapse, e c'è anche l'aggiunta della panoramica 360 che è una delle caratteristiche rese più semplici dando Android 7.0. Altro dettaglio infatti da sottolineare è che questo è uno smartphone con Android 7.0. Vi faccio vedere l'ultima cosa, poi non vi tedio oltre, che è scusate, la costruzione essenzialmente dei menu, delle impostazioni che sono molto simili
a quelle di G5. Un po' più pulita secondo me la grafica, poi la distribuzione a tab, vedete che in questo modo invece potete essenzialmente scegliere di vedere il vostro menu come se fosse un elenco. Io tutto sommato per ordine anche mio mentale preferisco la versione a tab. Allora, bello il prodotto, non so a 749 euro quanto riuscirà a spingere sul mercato, però per me G6 è un prodotto fortissimo.